Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con il nostro settimanale dedicato all'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Questa è una puntata interamente dedicata a Controne e al premio Extra Alburno che si è svolto nelle scorse settimane e che ha inteso conciliare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche con i prodotti del territorio, in primis l'olio e il rinomato fagiolo bianco di Controne. Tante le iniziative e tra queste anche un appuntamento dedicato ai PSR, quindi alle nuove opportunità per chi decide di investire in agricoltura. Infatti si è svolto un convegno che ha visto tra gli altri la presenza del dottor Giuseppe Gorga dello Stapa Cepica di Salerno. Attualmente nella programmazione del piano di sviluppo regionale della campagna 2014-2020 sono aperti alcuni bandi, la misura 411, la misura 412, la misura 611 sono dei bandi che riguardano gli investimenti per le aziende che vogliono ristrutturare, vogliono riqualificare i propri immobili, che vogliono acquistare nuove macchine, nuove attrezzature, che vogliono investire nella realizzazione di impianti per rendere più efficiente l'utilizzazione energetica utilizzando fonti di energia alternativa e ovviamente dobbiamo pensare che questi bandi sono rivolti a delle aziende che hanno una dimensione economica, possiamo definirla media. Cioè, i bandi prevedono che nelle aree interne, aree C e D, così come sono state classificate nel programma di sviluppo regionale approvato dalla Commissione europea, l'impresa che vuole aderire al bando deve avere una dimensione economica che viene indicata come produzione standard di almeno 12.000 euro. Volendo un pochino esemplificare e mettere in evidenza a quale tipo di superficie si può fare riferimento, in una zona interna 12.000 euro corrispondono all'incirca a 6 ettari di oliveto. Questa è una dimensione che può essere quindi utile per poter richiedere il finanziamento attraverso questi bandi che sono rivolti ad imprenditori, imprese agricole che sono già costituite, ma anche a delle imprese, aziende agricole che sono di nuova costituzione, cioè che aderiscono al primo insediamento per giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e giovani agricoltori che per la Commissione europea sono coloro che hanno meno di 40 anni al momento della costituzione dell'azienda, hanno quindi la possibilità di avere un premio per l'insediamento e poter quindi presentare un piano di miglioramento aziendale. Ovviamente questa presenza di un vincolo legato ad una dimensione economica dell'azienda è perché vuole favorire degli interventi che riguardino delle realtà economiche interessanti. Non stiamo parlando di grandi aziende, ma vuole anche essere uno stimolo a pensare in aree interne dove magari c'è una notevole frammentazione delle aziende olivicole o delle altre aziende del territorio, anche a possibili stimoli all'associazionismo. Presente anche il dottor Damiano Capaccio, pneumologo, primario del reparto di pneumologia dell'ospedale di Eboli, che si è soffermato sull'importanza della dieta mediterranea, ma che ha posto l'attenzione sulla sua passione sia per la dieta mediterranea sia per il ciclismo. Si può stare meglio attraverso una vita che è calibrata su un'attività motoria continua e persistente, fatta in maniera regolare, una dieta alimentare che rispetta alcune regole fondamentali, quella di riconoscere nel proprio ambiente, quindi nel proprio circondario, gli elementi fondamentali per stare bene. Questo significa mangiare quello che viene dalle proprie parti, valorizzare i propri prodotti, valorizzare
il cibo che non è fortemente elaborato con grassi e materie aggiuntive, che ne alterano sapore e qualità e soprattutto ne modificano il comportamento verso il nostro organismo. Ecco, lei è pneumologo, è primario del reparto di pneumologia, quindi insomma parla a ragion veduta, perché chiaramente una riabilitazione di una persona che abbia avuto determinati problemi passa anche insomma attraverso questo tipo di lavoro sul corpo del paziente. La riabilitazione nel campo delle malattie croniche, che ormai sono prevalenti rispetto a quelle di una volta, soprattutto nel caso dell'infezione, diventa fondamentale, e il ciclismo, quindi l'attività motoria, è un elemento strutturale proprio per stare meglio. I malati cronici di insufficienza respiratoria, della bronchite cronico-ostruttiva, tutte le malattie che colpiscono i vasi sanguigni, quindi le malattie cardiache e cardiovascolari, riconoscono nelle attività motorie uno degli elementi cardini per prevenire e soprattutto prevenire gli ulteriori danni. Su questo l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, e per l'alimentazione è giusto equilibrio su quello che sono l'apporto di alimenti di origine animale e di origine vegetale. Dobbiamo spostare sempre di più un'alimentazione verso l'apporto di origine vegetale. In questo le verdure, i legumi e tutto quello che viene dalle patate, insomma, sono fondamentali per un'alimentazione più sana. Il nostro obiettivo strategico è quello di abbassare il livello del colesterolo, abbassare il peso corporeo, perché sono elementi fondamentali che predispongono poi a malattie per il futuro e quindi costi sociali notevoli e intensi. La prossima intervista che vi proponiamo è quella a Marisa Prearo, coordinatrice del progetto Premio Extralburno, che ha fatto un bilancio della manifestazione. Io ritengo che tutte le prime iniziative vadano un attimo collaudate nel corso del tempo, per cui è importante partire e poi profondere le giuste energie affinché l'evento possa affermarsi col passare degli anni. Intanto questo è stato un banco di prova, perché ci sono state delle novità volute dall'amministrazione che è stata al mio fianco nella fase di progettazione. Abbiamo puntato su quelli che sono i maggiori interessi, cioè valorizzare l'area e valorizzare i prodotti tipici. L'ambiente e la natura sono stati valorizzati con percorsi fluviali e anche con gare sportive, e lo sport è un elemento molto importante per quest'area, perché porta gli individui a contatto con l'ambiente, con la natura, ed è tra l'altro una pratica che può essere realizzata durante l'intero arco dell'anno senza penalizzare queste aree interne, che al di fuori dei circuiti turistici balneari e estivi, che portano gente anche nell'interno, altrimenti rimarrebbero privi praticamente di un flusso turistico. Per cui lo sport, a mio avviso, è qualcosa da valorizzare e da incentivare. Non manca l'attenzione da sempre dell'amministrazione, ma anche per quanto mi riguarda e per il mio ruolo nel progetto, l'interesse di dare ampio respiro e anche internazionalità ai prodotti tipici locali. Il fagiolo di Controne è il prodotto prevalente, ma non mancano altri prodotti come l'olio, legumi e così via. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del prodotto attraverso il coinvolgimento di noti chef della gastronomia campana, quindi abbiamo dato forza a quello che è il prodotto tipico locale, ma anche a quelle professionalità tutte campane, e l'innovazione è l'introduzione di questa apertura a livello internazionale con gli chef e i ristoratori italiani campani, che all'estero hanno portato alto il nome del prodotto enogastronomico italiano e locale. Spazio anche alla riflessione su altri temi cari a questo territorio: dieta mediterranea e biodiversità, se ne parla a Controne con la presenza insomma di esperti per aprire appunto una riflessione su questi argomenti. Ma biodiversità e dieta mediterranea sono due elementi importantissimi per dare ampio respiro e sviluppo al turismo enogastronomico. Non si può parlare di turismo enogastronomico se non si dà spazio al territorio, alle sue tipicità, e quindi automaticamente alla qualità e alla coerenza dei prodotti locali con la produzione e con anche la biodiversità del territorio, che assicura alla qualità dei prodotti. E si è detto soddisfatto di come si è svolto il progetto il sindaco di Controne, Ettore Poti.
abbiamo raggiunto, penso, il nostro risultato, quello di far conoscere ancora di più Controne e i suoi prodotti, e i nostri territori, che è combinato con il ritiro del premio come per una struttura, per la migliore struttura all'aperto degli ultimi 5 anni. E quindi, insomma, questa è stata una prova, questa esperienza, questo progetto da ripetere necessariamente per la bontà del progetto, ma soprattutto per continuare su questa linea della valorizzazione globale di tutte le risorse del territorio. Sì, sicuramente ripeteremo, speriamo di ripetere l'esperienza, che la Regione ci accompagni in questa esperienza, perché è stato fondamentale. Abbiamo nominato Gennaro Esposito ambasciatore del fagiolo di Controne nel mondo, abbiamo fatto conoscere, già lo conoscevano, ma lo hanno, diciamo, pubblicizzato al meglio 3 ristoratori italiani all'estero, fra i migliori ristoranti al mondo, e quindi penso che abbiamo ottenuto un grosso successo. C'è da dire che è stato presentato in questi giorni anche modi alternativi di cuocere o di utilizzare il fagiolo. Ad esempio, il maestro Pepe, Alfonso Pepe, ha presentato il fagiolo, il panettone al fagiolo di Controne, eccezionale. E questa era l'ultima intervista di questa puntata di Voci dal Cilento, che potete ritrovare su vocidalcilento.it insieme a tutte le notizie, le interviste, le puntate di Voci dal Cilento, il nostro giornale periodico in PDF, il tutto dedicato al nostro territorio. Vi ricordo per contatti la nostra mail info@vocidalcilento.it e vi invito a seguirci anche attraverso Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione e a presto.